All'ultimo respiro il derby si tinge di granata, al Giovanni Paolo II di fronte Nardò e Grottaglie, che nonostante un ampio divario hanno lo stesso obiettivo, la salvezza. Partenza sprint al Nardò che dopo 120 secondi protesta per questo atterramento in area di Mariano. La signora Farinelli sorvola. La gara non è particolarmente emozionante, bisogna attendere il minuto 22 per annotare sul taccuino delle azioni da gol questa incornata di Raponi, che la Ghezza sventa distinto. La risposta del Grottaglie arriva 5 minuti più tardi, con questa sventola di D'Urso dalla distanza. Col pallone che va vicino allo specchio. L'ultima occasione della prima frazione è per i padroni di casa, ma manca calcia centralmente dopo l'ottima assistenza di Capitan De Razza. La ripresa si apre a ritmi blandi, alla mezz'ora arriva il replay. La Ghezza respinge di piede il tentativo di manca, anche questa volta poco angolato. Ci prova poi Politano, che dopo una buona azione individuale si decentra troppo e perde il tempo per calciare in modo incisivo. I minuti finali sono tutti per Uriel Raponi. Il centrale argentino prima rimedia ad una presa non impeccabile di Salerno, salvando lo 0-0, poi cambia il risultato andando a calibrare alla perfezione il colpo di testa. Pallone sul secondo palo, imprendibile per la Ghezza. Finisce così, per Raponi, secondo gol di testa nei derby. Prima il Casarano, ora il Grottaglie. Con questi 3 punti la salvezza per i Granata sembra davvero ad un passo.